Questa settimana c'è stato il Festival di Sanremo, l'evento italiano più importante dell'anno, vinto da Mahmood e Blanco. Artisti e personaggi importantissimi sono saliti sul palco. Ma tutte queste cose che vi sto dicendo già le avete viste in TV. E uno potrebbe pensare, che me lo dici a fare? Allora lo sai, che me vuoi? Quindi da Milano ho preso la macchina e sono partito per Sanremo, per raccontarvi quello che succede fuori dal teatro, che è molto più interessante di quello che succede sul palco. Perché qui basta fare qualche passo. Chi è lei? Sono Giuseppe Luigi Annetti, sono un presentatore pugliese e un opinionista televisivo. Per ritrovarsi a parlare con il famosissimo Giuseppe conduttore opinionista. Che TV opinioni tu? Sono tipo Telefoggia, Teledown, Antenna Sud. Quella del momento è TV Gargano, la TV di San Giovanni Rotondo, che è anche una web TV. Dalla celebre TV di San Giovanni Rotondo a Sanremo. Ma perché è così importante venire a Sanremo? Perché Sanremo, per tutti i ragazzi che hanno un talento, è una bellissima opportunità, soprattutto una bellissima vetrina. Ti reputi, diciamo, una persona con un talento? Io sì, perché io comunque sono, oltre a essere un presentatore figurante televisivo, sono anche un coreografo, ballerino. E non pensate mica che sia semplice avere così tanti talenti. Quanto tempo prima uno si deve preparare per arrivare a Sanremo in questo modo incredibile? Ci vogliono comunque 2 mesi di preparazione. Vi vedo che lo state pensando, eh. Però c'ho anche una grandissima squadra che mi appoggia in Puglia, oltre alle 22 persone, le 22 aziende e 22 attività. 22 persone che ti aiutano. Sì. In che cosa? In tutto. Perché la vita di un famoso opinionista di TV Gargano è faticosa. Per ogni giorno hai un look diverso o devi essere sempre uguale, come no, me? C'ho un look la mattina e un look pomeridiano. E se c'è bisogno anche uno serale. Ma mentre parliamo, ecco che da dietro spunta una delle 22 persone che lo aiuta. Beh, invece è il signor Antonio. Sono il suo accompagnatore, il suo manager. Senti, Giuseppe, vieni qua. È bravo come manager. Sì, è molto bravo. Logicamente gli impegni sono tanti. Così tanti da non poter più continuare a parlare con me. Ero triste, si vedeva. Ma non potevo fermarmi perché la giornata era appena cominciata. Lei chi è? Sono Sally e sono Miss Sanremo 2022. Così, tra Miss. Prima ho vinto le regionali in Sicilia. Ah, quindi è una cosa seria, mica una cosa così a cazzo. Sì. No. Tra cose serie. La mascherina gliel'hanno regalato o se l'è fatta lei? La sono fatta io perché ci tengo al mio look. E altre Miss. E ancora Miss. Siamo Miss Sanremo 2019. Che ci tengono a dirmi che con le telecamere siamo, ci sentiamo a nostro agio. Ma avete anche un manager, si può. Certo che ce l'abbiamo, è qui la nostra manager. Certo che ce l'hanno, che domande faccio? Quanto credi nelle signore Maria Loredana da 1 a 10? 100. Le signore arriveranno in alto, le farai arrivare in alto? Voglia, certo. E se da una parte ci sono le Miss Sanremo 2019, dall'altra c'è Mister Sardegna dello sponsor Country House. Mister dello sponsor che vanta il suo secondo posto in Sardegna. Che cos'è Country House, il ponte? È praticamente il locale sponsor di questa sfilata. E non pensate sia una passeggiata. Ma che responsabilità essere il mister bello d'Italia Country House, il ponte? Allora, più che una responsabilità è una soddisfazione. Anche una responsabilità comunque tenere il titolo alto, mostrare la mia immagine, diciamo così. Anche se non penso che lui abbia problemi a tenere il titolo in alto. Ma rimorchi di più da quando fai questo lavoro? Sì, diciamo di sì, ma ho sempre rimorchiato tanto. E dopo aver perso il conto dei mister e delle miss di Sanremo. Allora, tu sei mister Bello d'Italia Fiction. L'organizzatore del concorso mi regala un sogno. Che fanno? Che è stato organizzato? Allora, arrivano a Serpentone. Quindi poi faranno un effetto fontana. Ma questo lo fate per me? Certo. Quindi un'esclusiva, possiamo dirlo. Esattamente. Un'esclusiva sfilata nella piazza centrale di Sanremo, solo per me, con tanto di indicazioni da parte sua. Non sia mai che sbaglino a girare. Che fortunato che sono. Lei che cosa ci fa qua a Sanremo? Io sono socia del Gabibbo. E tra una fortuna e l'altra tutti mi conoscono a me. Incontro personaggi che il palco di Sanremo sognerebbe di ospitare. Lei chi è? Mi chiamo Asif. Il signor Asif che mi svela. Mi dico che colore Milano le portate io. Quindi possiamo dire che ha rivoluzionato la moda a Milano? Sì. Avevo davanti un genio della moda. Dumbella 15-16. E nel 2015-2016 nessuno si vede
vestiva così. No, a Milano. No, non portavo neanche i cappellini. Anzi, avevo davanti l'inventore del cappellino a Milano. Cosa sono io? Il risvoltino l'ha inventato lei. Io ho inventato. Anzi, avevo davanti l'inventore del risvoltino nel mondo. Ma questa cosa che l'hanno copiata un po' le dà fastidio. Per quando un giorno mancherò, magari poi ci penseranno a dire... È stato tutto merito suo. Il risvoltino è tutto merito mio, perché la moda c'ho dentro di me, dentro il mio sangue. Tutti dovevano sapere l'ingiustizia fatta allo stilista. Asif. E io dovevo fare qualcosa. Che cosa vuole dire a chi poi ha copiato il risvoltino da lei, ai grandi marchi? Io dico, io non chiedo soldi, però ho un riconoscimento. Quindi Dior potrebbe scrivere nei suoi negozi: il risvoltino l'ha inventato il signor Asif. All'inizio della puntata di quella sera mancavano ancora moltissime ore, ma fuori dal teatro gli artisti giravano già da parecchio tempo. Si presenti, lei chi è? Io sono Giacomo Troiano, sono un atleta e mi chiamano qui a Sanremo il giaguaro del Ponente. Per gli amici il bello di Sorrento sono io, perché io sono bello, eh. Okay. Artista che sicuramente conoscerete perché... Io viaggio alla media di 18 km l'ora. 18 km l'ora, che mica è niente. Ma Sanremo non è poi così grande. Gabriele Vagnato, ti stavo scrivendo. Ma stavo controllando dove eri. Ah, tipo stalker. Ho detto adesso mi piazzo qua e lo becco. Anzi, forse è troppo piccola. Come ti chiami? Io mi chiamo Luca e sono di Cervinia. Così, dato che mi stava cercando, decido di scoprire di più. Che sogno avresti? Quello di lavorare nel mondo dello spettacolo? Lo spettacolo lo faccio io. E forse avrei fatto meglio a non scoprire. Come sei vestito? Top. Ah, top. Com'è uno vestito top? Uno come me, uno come me, uno come me. Quello che voglio capire è perché tutte queste persone arrivano a Sanremo durante il festival. Quanto è importante secondo te venire a Sanremo durante il festival per farsi vedere? Da 0 a 100? 1 milione. Ma la cosa che devo sapere... Quindi tu sei venuto a Sanremo un po' per farti vedere? Assolutamente sì, difatti però mi avete notato. Ah no, io ti ho notato, ho detto cavolo, questo è vestito davvero bene, ho detto. E come fa a farsi intervistare da tutte le TV? Ma prima... Ma questo dove lo metti poi? Il mio profilo Instagram. Quanti follower c'hai? 44.000. Ah, quindi sei famoso. Vabbè, sì. Ho l'onore di fare un video di 15 secondi con il famoso Luca. Ma ragazzi, che figo, sono con Gabriele Vagnato a fare l'apero. Cosa facciamo? L'aperitivo. E dopo avermi fatto capire che ho davanti, possiamo dire che tu sei un VIP. Ma mi sento anche un po' VIP. Un po' lo sono anche, cosa dici tu? Secondo me sei un grande VIP. Adesso ho bisogno di risposte. Ma tu come fai a capire quando sta arrivando il TG1, il TG2 e farti intervistare? Come si fa? Spiegacelo. Sono loro che si fermano, io non li fermo. Che attiri l'attenzione. Si vede di sì. Però, dato che in quel momento stava attirando l'attenzione di zero TV, gli chiedo... L'orario interessante qual è? Dopo le 17, perché inizia a esserci un giro di telecamere. E io, questo giro di telecamere, devo assolutamente vederlo. Un brindisi, possiamo farlo? Così, dopo un brindisi con il famoso Luca... Ma paghi tu. Ma ci manca. Certo. Ah no, perché sennò lo risputavo dentro. Cioè che a Sanremo costano tanto le cose. E dopo qualche piccola precisazione, allora ci vediamo oggi dopo le 5. Vado via con un solo sogno: che le 5 arrivino presto. Così tra uno Spider-Man cantante e l'altro, quello che arriva è il pranzo. Una pasta al pesto che ci serviva a riprendere le energie, perché quello che avevamo scoperto fuori dal teatro forse era ancora nulla. Me vuole intervistare a me? Sì. Perché a Sanremo tutto è possibile, tutto, l'avete capito, no? Perché io faccio gli scoop, tutto riguarda gli inciuci. Anche incontrare chi fa gli scoop e gli inciuci. La televisione? Monegasca. Di dov'è? Ma attenzione a fare questa domanda. No, tesoro, Monte Carlo. Ah, Monte Carlo. Così cerco di recuperare punti velocemente. Viva Monte Carlo, viva i ricchi. Per fare l'intervista più importante di sempre. Diciamo un attimino dove ti possono trovare, ma molti ti conoscono già. A TikTok come Bello Figo. Faccio anche delle canzoni, trapper, rapper. E dopo essermi presentato. Per te chi vince così tagliamo corto? Potrebbe vincere Iva Zanicchi, che piace tanto ai giovani. Finalmente una giovane a Sanremo, quindi...
ecco. Aver parlato di Sanremo. Ma l'hai scritto tutto tu quella gag? No, ma noi giovani non scriviamo un cazzo, quindi cioè quello è tutto voi copiato. E aver detto alla TV di Monte Carlo che noi giovani siamo proprio dei cretini. Ancora tutto emozionato, trovo su un tavolino dei volantini del signor Francesco, che fa promozione ad aspiranti cantanti ed influencer. Stavi aspettando? Sì, no, sono veramente, stavo per andare via. Allora, io innanzitutto sono Francesco Pallara, sono un produttore musicale, sono anche un cantautore, presenterò quindi dei live questa sera qui a Sanremo. L'avete riconosciuto tutti, vero? La sua canzone più famosa qual è? Vero? Una si chiama Ti sei fumata la marijuana. Forse non è vero. Ce ne vuole cantare un pezzettino così? Ti sei fumata la marijuana, ma che bella la marijuana, che buona la marijuana qua è. Dopo questa grande performance l'impegnatissimo Francesco ci saluta, ma io avevo ancora tanto da esplorare. Siamo davanti al casinò di Sanremo e ci stanno di nuovo loro, che mi avevano fatto vedere un'incredibile performance. Dovete sapere che il casinò di Sanremo è uno dei 4 casinò autorizzati in Italia. Non so voi, ma questa cosa mi ha stupito. Ce n'è solo 4, non lo sapevo. Non entriamo, tanto con la sfiga che ci abbiamo perderemmo tutto. Ci andiamo, basta, finito così. Ma meglio non rischiare e continuare a girare la città in attesa delle 5. Questo è il porto di Sanremo. Guardando queste barche mi viene in mente che pure io una volta ho affittato un pedalò a Catanzaro, so se conosci tu. Il porto, oltre a dei bei ricordi, mi regala anche delle grandi emozioni. Lei chi è? Sono le ricanazioni di Cleopatra. E io forse non avevo capito chi avevo davanti. No, aspetti, non ho capito. Lei è? La ricanazione di Cleopatra. E dopo essermene assicurato... È una responsabilità importante. Lei come se la vive sta cosa qua? Benissimo. E adesso che è tutto più chiaro... E a Sanremo che cosa ci fa? Sono amata tanto ai fans. Quindi è venuta qui a Sanremo per i suoi fan. Ma anche per i miei VIP. E aver capito che davanti a me ho un pezzo grosso... Sì. Sto facendo una mia trasmissione, Il meraviglioso mondo di Cleopatra. Su che canale va questa trasmissione? Allora, prima Fra Rovigo. Anzi, un pezzo grossissimo. Beh, io sono l'ambasciatrice della pace. Conosco il principe d'Egitto, anche il principe di Dubai. Tanti principi, anche le mie principesse. Mi permetto di chiederle, quando due VIP si incontrano, che cosa fanno? E per esempio io ho avuto Arisa e ci siamo messi a piangere. Perché non vi vedevate da tanto tempo? Ma io non l'ho mai vista. Ma chi è che non si metterebbe a piangere davanti a lei? Tipo tu che guardi. Guardi, lo faresti, no? La signora Paola Cleopatra possiamo dire che è una VIP a tutti gli effetti. Sì, mi definiscono gli altri, tutti mi domandano la foto. Purtroppo erano le 5 e a malincuore. Sono uno dei pochi ad aver avuto questa fortuna di ricevere in dono il bigliettino della signora Cleopatra con il suo numero di telefono e il suo autografo. Devo scappare per raggiungere Luca. Tutte queste telecamere che si fermavano qua davanti. Per te? Per me, voi vi siete persi tutto questo? Che mi dà una bruttissima notizia. In quante trasmissioni ti sei imbucato? Ma penso almeno 3 o 4. Ma forse potevo ancora realizzare il mio sogno. Ma facciamo un'intervista? Fammi sto favore, intervistami Luca, Luchino mio. Il TG1 lo stava intervistando davanti a me. E queste sono soddisfazioni per me, posso dire? Certo che potevo dirlo. Quindi la tattica è mettersi qui ed aspettare. Ti metti qua, aspetti, passano e ti intervistano. Ed è così che Luca passa tutte le sue giornate a Sanremo. Queste sono le pezzi di varie interviste. Tra un'intervista. Piacciono le mie scarpe del pomeriggio? Notate il particolare del calzino? E un cambio d'abito. Dalle 7 in poi le televisioni scompaiono perché i giornalisti vanno a mangiare, cioè un attimo un po' di buio. Si fanno le 7 e cala il sipario. Un brindisi. Ma la fama di Luca non calerà mai. È finita così, Matteo. Ci andiamo? Andiamo. Perché chi se ne fotte degli artisti sul palco quando fuori dal teatro c'è... La ricarnazione di Cleopatra. E se per qualsiasi motivo tutto questo non venisse ricordato nei secoli... Per quando un giorno mancherò, magari poi ci penseranno a dire... È stato tutto merito suo. Spero questo video venga ritrovato dall'ultimo essere umano sulla Terra. Ciao a tutti, ciao ciao. E che guardandolo si faccia soltanto una domanda. Ma come abbiamo fatto ad estinguerci? Comunque su Instagram e TikTok vi ho raccontato tutto il Festival di Sanremo dietro le quinte. Venite a guardarlo. Oppure no, cioè venite, fate voi.